Ciao a tutti, io sono Bruno Fazzini e io sono Paolo Niccolò Giobelli dell'occhiodelfotografo.com. Nella scorsa puntata abbiamo trattato di un argomento veramente molto importante, quindi siamo stati un po' lunghi perché abbiamo dovuto spendere qualche parola in più, però potete tirare un sospiro di sollievo, da questa puntata in poi torneremo a tempi un po' più comodi. Iniziamo subito rispondendo alla domanda di un nostro fan sulla pagina Facebook, cioè di Morgan, che ci ha chiesto se il fenomeno dell'aberrazione cromatica di cui abbiamo parlato nella precedente puntata riguarda solamente, o meglio è causato solamente dalla bontà di un dato obiettivo oppure anche dalle impostazioni della fotocamera. La risposta è che chiudendo il diaframma si può compensare in parte l'aberrazione cromatica. Ne esistono infatti di due tipi, quella assiale e quella laterale. Chiudendo il diaframma andiamo ad agire solamente su una di queste due, mentre l'altra occorre correggerla via software. Per ulteriori dettagli vi invitiamo ad andare a cercare sul nostro sito www.occhiodelfotografo.com l'articolo che ha scritto Paolo Niccolò, molto interessante su questo argomento, si chiama L'aberrazione cromatica. Lì scoprirete altri dettagli e ci sarà un approfondimento di questo tema. Sicuramente, caro Morgan, ricorda che la miglior difesa contro l'aberrazione cromatica resta l'acquisto di una lente di grande qualità. Bene Paolo, iniziamo la puntata. Di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi parliamo del bilanciamento del bianco, che è un argomento che magari a volte si tende un po' a sottovalutare, che però in realtà ci aiuta, quando lo consideriamo, ad ottenere foto veramente più professionali. Allora, torniamo al nostro punto principale, cioè la luce, che appunto è l'elemento primario con cui lavora il fotografo. E facciamoci una domanda, di che colore è la luce? È sempre bianca? In realtà noi sappiamo benissimo che la luce di una candela ha un colore molto diverso da quella ad esempio di una lampada al neon che magari abbiamo visto tante volte negli uffici. Quindi, proprio per questo, siccome anche in fotografia è utile mettere ordine alle cose, è stata definita una scala che si misura in gradi Kelvin, che sono molto simili ai gradi Celsius che siamo abituati ad usare, sulla quale vengono disposte tutte le varie tonalità della luce. Quindi, ai valori più bassi avremo delle luci tendenti al rosso, mentre per i valori più alti abbiamo delle luci tendenti al blu. Questo nasce da una considerazione che si fa in fisica, in base alla quale se noi surriscaldiamo a temperature piuttosto elevate un corpo, questo tenderà ad emettere una radiazione luminosa che avrà un certo colore, chiamato temperatura di colore. Non so se avete presente, ma ad esempio il metallo fuso o anche le stelle sono appunto oggetti che ci possono ben rappresentare questo fenomeno. Paolo, facciamo qualche esempio in modo da spiegare meglio quello di cui stiamo parlando. Sì, allora, se avessimo un oggetto e lo portassimo ad una temperatura di circa 3200 gradi Kelvin, che per dare un'idea sono circa 2900 gradi centigradi, avremmo che questo corpo emetterebbe una luce che ha più o meno lo stesso colore delle lampadine al tungsteno, le vecchie lampadine a incandescenza. Se invece aumentassimo la temperatura di questo corpo e lo portassimo a 4000 gradi Kelvin, avremmo che la luce sarebbe lievemente più spostata verso il blu e sarebbe simile alle lampadine, quelle al neon, quindi quelle a fluorescenza. Se aumentassimo ulteriormente questa temperatura e raggiungessimo quelli che sono circa i 5500 gradi Kelvin, che per la cronaca è la temperatura della superficie del Sole, avremmo appunto una luce simile a quella diurna, quella che c'è fuori quando ci troviamo in una bella giornata di sole. Sì, magari nelle ore centrali. Esatto, quindi non alba e tramonto. Alzando ancora la temperatura arriveremo a 6000, 6500, 7000 gradi Kelvin, che sono via via sempre più simili a quelle colorazioni bluastre che abbiamo quando c'è nuvolo o quando addirittura siamo in ombra. Questa luce, che parte con una certa temperatura di colore dalla nostra fonte luminosa, rimbalzerà su tutti gli oggetti del nostro ambiente e in particolare sul nostro soggetto, e questa luce riflessa arriverà fino alla nostra fotocamera. Quindi capite bene che il colore che ha la luce all'inizio del suo percorso avrà un'influenza molto importante sul colore del nostro soggetto. Quindi fate conto ad esempio di avere un foglio bianco, voi sapete che è bianco, ma fate conto di guardarlo alla luce di una candela. Sicuramente non vi apparirà bianco, ma vi apparirà giallo o comunque arancione.
Quindi il bilanciamento del bianco serve quando avete la necessità di vedere nella vostra foto il soggetto con il colore che esso ha nella realtà e non influenzato dalla sorgente luminosa che state usando per la vostra foto. Quindi dovrete preoccuparvi di bilanciare correttamente qualora voi vogliate far apparire il foglio bianco e non giallastro. Passiamo adesso alla pratica, proviamo ad andare a vedere insieme con la reflex in mano come andare a bilanciare e impostare il bilanciamento del bianco, in particolare sulla nostra Canon. Non preoccupatevi se non avete una fotocamera di marca Canon, perché il concetto che abbiamo appena spiegato è universale, riguarda tutte le fotocamere e sicuramente, facendo riferimento al vostro manuale, potrete trovare le indicazioni del pulsante da utilizzare per impostarlo e anche per trovare i vari simboli presenti per le sorgenti luminose della vostra fotocamera. Bene, iniziamo premendo il tasto VB che ci permette di andare a vedere il menu di impostazione del bilanciamento del bianco di questa fotocamera. Notate che ci sono tutte le iconcine che rappresentano le modalità di bilanciamento del bianco presenti su questa Canon. Iniziamo da quella di sinistra, che è la modalità automatica AVB, e in questo caso la fotocamera cercherà di capire autonomamente la temperatura di colore più adatta alla nostra scena. Questa modalità è la più usata nella maggior parte dei casi. Andando a destra, ecco, abbiamo la modalità luce diurna, che come vedete identifica la temperatura di circa 5200 gradi Kelvin ed è perfetta per quando stiamo fotografando in una giornata soleggiata. Passiamo avanti al settaggio ombra. Come dice il nome, è perfetto per quando si fotografa in situazioni ombreggiate, perché la luce tende ad avere delle dominanti di bluastre. Andando ancora più a destra abbiamo il settaggio nuvolo. Questo settaggio è perfetto per quelle giornate con il cielo coperto in cui le nuvole filtrano la luce del sole, modificandone i colori. I prossimi due settaggi in particolare sono molto utili quando si va a scattare foto in ambienti chiusi, illuminati da luci di tipo artificiale. Il primo di questi due settaggi è tungsteno. Si usa quando la fonte luminosa è costituita da lampadine a incandescenza, come anche si intuisce dal disegnino. Come abbiamo detto prima, questo significa circa 3200 gradi Kelvin, però c'è da dire che questa impostazione non è perfetta per tutte le lampadine, ma solo per quelle professionali del set fotografico. Le lampadine che troviamo in casa, molti ambienti chiusi, infatti hanno anche temperature più basse, specialmente se sono meno potenti. Se invece nella scena sono presenti o comunque predominanti luci al neon, per esempio in alcune palestre o in palazzetti dello sport, conviene utilizzare l'impostazione fluorescente, identificata proprio da una luce al neon. Infine c'è la modalità flash, con un fulmine, che è tarata sul flash della macchina fotografica. Quindi è da usare tutte quelle volte che si utilizzerà il flash integrato oppure un flash esterno collegato alla nostra reflex. È importante specificare che tutte queste modalità, questi preset, sono da intendersi come casi di massima, nel senso che non è detto che si adattino poi veramente alla vostra situazione. Quindi quello che vi consigliamo di fare è di lasciare magari la macchina fotografica in modalità automatica e qualora proprio il bilanciamento del bianco non vi soddisfi, provare a cambiare l'impostazione su uno di questi valori per vedere se le cose migliorano. Ecco, adesso prima di andare a vedere la modalità custom, proviamo a vedere sul campo una situazione di bilanciamento del bianco sbagliata e la relativa correzione. Quello che vedete è il castello degli Estensi di Ferrara. Ci troviamo in corso Ercole d'Este, davanti al famoso Palazzo dei Diamanti. Ciao. Per questa esercitazione usiamo la modalità AV, e iniziamo chiudendo il diaframma a F8, però siccome Paolo è ancora addormentato sbaglierà appositamente il bilanciamento del bianco che imposteremo su tungsteno. Proviamo ora a scattare. Si vede che la foto è decisamente blu, completamente innaturale e brutta da vedere. In questa via infatti siamo in ombra, quindi tungsteno è un bilanciamento del bianco sicuramente sbagliato. Proviamo ad effettuare invece un altro scatto impostando la camera, come vedete nel display, su ombra.
Come vedete, il risultato è molto più gradevole. I colori sono decisamente naturali e rappresentano fedelmente quello che io e Paolo Nicolò abbiamo davanti. Proviamo per curiosità a vedere cosa succede scattando invece nella modalità automatica, cioè AVB. Come vedete, il risultato è molto soddisfacente e restituisce fedelmente i colori che vediamo qui. Vediamo invece insieme come usare l'ultima modalità di bilanciamento del bianco, cioè quella custom. Come vedete, ci troviamo in un piccolo set in cui c'è una candela che illumina una radio e che quindi, come sappiamo, tende a dare una colorazione rossastra. Nel filmato non lo vedete perché abbiamo già bilanciato correttamente il bianco. Proviamo quindi a impostare la reflex sul settaggio lampadina al tungsteno, che è 3200 gradi Kelvin, il valore più basso che abbiamo, e scattiamo la nostra foto. Ecco, si vede molto bene che l'immagine ha un colore tendenzialmente giallastro e questo è dovuto al fatto che la temperatura di colore della luce di una candela è intorno ai 1500 gradi Kelvin, comunque molto inferiore ai 3200 che abbiamo usato prima. Quindi, siccome questo valore non è tra l'altro presente nei nostri preset della fotocamera, l'unica soluzione potrebbe essere quella di usare la modalità automatica. Però esiste anche la modalità custom o personalizzata che adesso vi facciamo vedere bene. Occorre innanzitutto munirsi di un foglio di carta bianco per stampanti, come questo, e scattare una fotografia nella modalità che preferite. L'importante è che sia ben esposta e soprattutto che occupi una parte rilevante della vostra inquadratura. Questo perché più è grande, più il bilanciamento del bianco sarà accurato. A questo punto dovete andare nel menu delle impostazioni della vostra macchina fotografica e, ad esempio nel caso di Canon, scegliere la voce VB personalizzato. A questo punto la macchina vi farà scegliere la fotografia sulla base della quale tarare il bilanciamento del bianco, scegliete appunto l'ultima che avete scattato e, confermando, avrete che la macchina sarà correttamente impostata. Adesso impostiamo il valore del bilanciamento del bianco su personalizzato e poi scattiamo la foto. Finalmente la nostra fotografia ha dei colori perfettamente fedeli. Non è detto tuttavia che la scelta del bilanciamento del bianco neutro sia quella migliore. Secondo noi, infatti, l'artista deve poter, conoscendo questa tecnica, enfatizzare le tonalità calde o fredde a suo piacimento. Il suo scopo deve essere quello di rafforzare il più possibile la sua visione di questa particolare, di quella particolare scena che sta fotografando, e deve conoscere anche questa sfumatura della tecnica per poterne esaltare gli aspetti drammatici o gli aspetti magari emotivi. Quindi, per esempio, delle due foto che abbiamo appena fatto in questa esercitazione, io preferisco quella con le tonalità più tendenti al rosso, perché trasmettono meglio l'intimità comunque di questa scena. Ma se io facessi una foto con due sorgenti luminose che hanno colori diversi, come dovrei fare? Nella foto che adesso ti faccio vedere, come si può notare, c'è cioè un'illuminazione che, vuol dire, è piacevole alla vista, però c'è il problema che ci sono due tipi di sorgenti luminose differenti che illuminano il nostro oggetto. In particolare abbiamo la luce diurna, che entra in questo caso dalla finestra, diciamo nella parte di sinistra del nostro oggetto, mentre abbiamo una lampada a tungsteno, quindi che illumina da destra. Quindi in questo caso dovremo utilizzare un bilanciamento del bianco differente per le due parti dell'immagine. Questo non è possibile, perché il bilanciamento del bianco si può effettuare unicamente con una modalità, non in due. Quindi non sarà mai possibile, a parità di condizioni di illuminazione, ottenere un risultato, come dire, professionale. L'unica cosa che si può fare in questi casi è cercare quel bilanciamento del bianco che, tutto sommato, ci soddisfa di più. Quando si ha a disposizione un set fotografico, cioè quando lo progettiamo, dobbiamo infatti preoccuparci di scegliere delle fonti luminose su cui poi possiamo avere il controllo. Quindi, ad esempio, dovremmo scegliere, se abbiamo, non so, 5 punti luce, di avere 5 lampadine che abbiano tutte la stessa tonalità di bianco. Questo appunto per evitare il problema che abbiamo visto prima, quello in cui non si riesce a bilanciare il bianco. Ecco, però la costruzione di un set fotografico è un argomento piuttosto complesso che sicuramente non tratteremo in questo corso di base. Bene, la puntata termina qui, vi ringraziamo per averci ascoltato.
Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito www.occhiodelfotografo.com e seguiteci anche sui nostri profili social network, quindi Facebook e Twitter. Trovate i link nella parte alta del nostro sito. E cosa c'hai da dire su invece... Sì, beh, dobbiamo ringraziare tutti i nostri amici perché su iTunes abbiamo superato le 20.000 visualizzazioni, quindi un traguardo che ci fa davvero molto piacere. Esatto. E proprio per questo vi annunciamo in anteprima che stiamo lavorando una grossa sorpresa per tutti coloro che ci seguono e che sono dotati di un iPad.